Noi cittadini di Vallefoglia siamo allarmati dalle notizie che sono apparse in questi giorni, in cui si parla di impiantare un impianto di trattamento dei rifiuti organici in questa zona industriale che presenta già di suo innumerevoli criticità. Quest'area, che è stata edificata all'inizio degli anni 70 come zona artigianale, è stata poi negli anni quasi abbandonata ed è stata ora, anche a causa della crisi economica che ha colpito la zona negli ultimi periodi, in uno stato di semiabbandono. Le criticità già presenti in quest'area sono una innumerevole estensione e tanti opifici ricoperti con Eternit, con amianto. Ci sono opifici incendiati negli ultimi anni che sono ancora in uno stato di abbandono, con tracce di Eternit e di amianto abbandonate. Ci sono già impianti di biogas esistenti, c'è un impianto di trattamento di acque industriali che sversa nel fiume Foglia, quindi è un'area che negli anni è stata già martoriata, si può dire, da tante situazioni, e andare a continuare a incrementare con ulteriori insediamenti, ulteriore cementificazione, ci desta qualche pensiero e qualche preoccupazione. Io, come anche tanti cittadini, siamo preoccupati non solo per il biodigestore, ma la cosa legata al trasporto di questi materiali, che calcoliamo che questa mole di merce che viene trasportata dalla mattina alla sera viene percorsa da Pesaro, che sarebbe l'uscita del Casello, fino ad arrivare qui. Non è che interessa solo la zona di Talacchio, perché per fare questa cosa investirà molti paesi che sono nella Montelabattese, e oltre a portare questa roba qui avremo un via vai che è incessante. Loro dicono che sono pochi camion, però quanto alla fine i camion saranno parecchi. Io non sono contrario al biodigestore come struttura, perché la tecnologia va avanti, però giustamente ci sono i pro e i contro su tutte le cose. Un biodigestore cosa fa? Può essere ermetico come in questo caso, però ha degli scarti che possono essere sia particolato, che è una sostanza liquida che verrà sversata nei campi, e ha bisogno di tantissima acqua per alimentare questi acceleratori che sono messi dentro in queste campane. Per fare questo lavoro avrà bisogno di tantissima aria che verrà bruciata con l'ossigeno insieme con il gas, che il gas che viene prodotto non è metano al 95-98%, ma è una percentuale molto più bassa, sul 50%. Il resto sono sostanze che purtroppo camminano nell'aria e investiranno tutta la zona a passare da Borgo Massano, tutta la Valle Foglia fino a Pesaro. Uno non deve pensare che dice io abito a Pesaro, non succede niente. Questo impianto qui 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, lavorerà di continuo. Una volta impiantato sul nostro territorio non sarà più possibile smontarlo. Prende, io come mio cittadino e anche come salute di tutti gli altri ritengo opportuno di non farlo in questa zona. Sarei più contento più nelle zone vicino alle autostrade. Allora, premetto una cosa, questo discorso che ho fatto io non è legato a una questione politica di destra, di sinistra o di centro, perché è una cosa relativa alla salute dei cittadini, e tutte le persone che lavorano qui, oltre a quelli che ci abitano, saranno investite, gli operai 8 ore al giorno, sempre di continuo, con questo scarico di combustione. Quindi, sono dei discorsi da approfondire che si chiamano nanoparticelle, che dobbiamo aver paura non delle cose che vediamo, ma delle cose che non vediamo. Io penso alla salute di tutte le persone che sono qui e anche personalmente la mia. Un altro punto da non sottovalutare è il vento, che come in questo momento sta soffiando da monte a valle, quindi andrebbe a colpire tutto il circondario dell'abitazione e dei paesi, che c'è Morciola, Montecchio, Bottega e Padiglione.